Eccoci per Appunto, lo abbiamo proposto per introdurre di nuovo De Angelis, scrittore, narratore, autore. Peter Norman, forse i più giovani non lo conoscono, e forse anche qui l'idea Dino di riproporre la sua storia. Parliamo del 1968 e qui con Il gradino vuoto, storia di una contestazione. Appunto, hai voluto riprendere quella bellissima storia, non solo di sport, quell'atleta bianco che appunto si ritrovò fra un primo e un terzo atleta di colore. Gradino vuoto, storia di una contestazione. Di cosa si tratta effettivamente, Dino? Buongiorno. Buongiorno, beh, intanto credo che Peter Norman sia l'atleta di tutti i tempi maggiormente sottovalutato. In quel periodo, a fine anni 60, era considerato il bianco più veloce del mondo, accanto ad uno strapotere incredibile degli atleti afroamericani. Lui riuscì in quella finale a piazzarsi secondo, a mettersi in mezzo tra il primo Tommy Smith e il terzo John Carlos. Lui nello sprint finale riesce a conquistare la medaglia d'argento, ma quello che è straordinario è quello che succede nel tunnel, prima della premiazione a quella finale olimpica di Messico 68. In quel tunnel i due afroamericani avevano già in mente di inscenare quella che nel cortometraggio avete capito essere la protesta più roboante del Novecento nei confronti dei diritti umani. Questo pugno alzato, del tutto silenzioso e molto simbolico. Adesso non vi spiego tutti i simboli che ci sono dietro quel pugno alzato dei due afroamericani. E Peter Norman è semplicemente lì. Apparentemente non c'entra niente, ma se seguirete Sul tuo questa sito. vicenda che io ho pubblicato. Adesso la sto rispondendo. Sì, adesso c'è su Vimeo, ma volendo su YouTube c'è proprio tutto il video per intero che dura 1 ora e 14, quindi no, non è il caso di citare tutti gli elementi. Ma insomma, noterete, per quelli che avranno voglia di approfondire, che Peter Norman ha sul petto della sua divisa un piccolo distintivo che è per l'appunto il distintivo che contrassegna la battaglia per i diritti umani, quindi partecipando implicitamente a quella lotta nei confronti dei diritti umani negati, non solo negli Stati Uniti. Lui in Australia ha passato ogni sorta di vicissitudine, è stato estromesso non solo dalle gare ufficiali, pur essendo, ripeto, un atleta straordinario, il bianco più veloce del mondo. L'Australia non gli ha permesso di gareggiare per le Olimpiadi successive a Monaco del 1972 e lo ha estromesso da ogni possibilità lavorativa. Peter Norman ha finito la sua vita alcolizzato e anche mezzo drogato perché è stato veramente messo in cattive condizioni. Ma l'episodio ancora più emblematico che riguarda la sua vita è quello che a un certo momento, finalmente, non in Australia, ma in America, all'Università di San José, a un certo momento decidono di intitolare a quella finale olimpica una statua, un riconoscimento finalmente tardivo ma importante. Ora, perché questo atto è ancora più rivoluzionario della sua protesta? Perché quando gli comunicarono che volevano celebrare quel podio olimpico, lui disse: "Sono molto felice che voi vogliate riprendere in considerazione questa cosa, però la mia statua qui sopra non ce la dovete mettere." Naturalmente, questa cosa sollecita molte domande. Chiunque al mondo avrebbe voluto avere un riconoscimento in perituro di quell'impresa, soprattutto lui che ne aveva passate tante nel suo paese. Lui decide di non far mettere la sua effigie, la sua statua, e quindi il gradino numero 2, questo è il titolo del lavoro che ho fatto, che mi ha colpito particolarmente, quel suo gradino rimane vuoto. Quindi questa statua oggi a San José, in California, presenta i due afroamericani con il pugno alzato, che è un simbolo di protesta, e quel gradino vuoto. Perché Peter Norman decide di non farsi mettere lì sopra? Perché lui dice una cosa molto semplice, ma straordinaria al tempo stesso. Ecco perché merita questa storia di essere veramente conosciuta. Perché dice con un'umiltà straordinaria, dice: "Io non voglio che voi mettiate la mia effigie lì,
perché quel gradino rappresenterà da questo momento in poi la battaglia di chiunque voglia aderire alla lotta per i diritti umani, e semplicemente tutte le persone che vedranno questa statua potranno mettersi lì al mio posto, a quello che doveva essere il mio posto, stando lì e venendo raffigurati nel corso del tempo dalle vostre fotografie e dai vostri ricordi. Quella cosa per me rappresenterà una battaglia che non finirà mai. Credo che un esempio più bello di questo non ci sia. Naturalmente la storia è ancora più articolata e ancora più profonda. Nel mio lavoro, ovviamente, per spiegare quel gesto, parto dall'inizio della lotta per i diritti umani, dal 1951, dalla protesta di una sarta americana che si chiama Rosa Parks e che decide di non alzarsi su quei pullman sui quali i posti erano quasi tutti riservati ai bianchi. Quindi da quella protesta, per passare poi da Malcolm X a Martin Luther King, a Robert Kennedy, per finire anche, perché no, a George Floyd, per significare che ancora oggi, quindi pochi mesi fa, questo povero uomo di colore sottoposto ad una gogna da un poliziotto che per 8 minuti e 47 secondi gli toglie la vita con il ginocchio sul suo collo. Questa è storia praticamente recente. Questo per dire cosa? Questo per dire che ancora oggi i diritti umani sono una battaglia da fare ed è importantissimo questo incontro con le nuove generazioni, che siano consapevoli di questo messaggio e che lottino, ciascuno per la propria parte, affinché si raggiunga questa benedetta parità tra bianchi e neri.